punto è, per fare dei progetti, per comunicare dei progetti, le azioni sono tante, delle ricette, come diceva Giovanna, non ce ne sono, il mio consiglio è di farli e di capire nel mentre cosa funziona e cosa no. Adesso abbiamo 4 casi concreti, abbiamo l'occasione di sentire 4 artigiani che sono lì che smanettano e per cui spero di dare più spazio possibile alle domande. Social Street. Bene, buonasera a tutti, io sono Saverio Cuoghi, sono assieme a Luigi Nardacchione, a Federico Bastiani, uno dei fondatori, diciamo così, delle Social Street, partite qui a Bologna da Via Fondazza. Cosa sono le Social Street? Sono prima di tutto una scommessa che prima è individuale, è partita da una persona, una scommessa che poi è diventata una scommessa di un piccolo gruppetto di persone e che sta diventando la scommessa di tante persone in città, ma anche di tantissime persone a livello nazionale. A sabato ci sono 40, abbiamo presentato la nostra rete alla città, ci sono 40 iniziative di Social Street a Bologna, ce ne sono 200 in Italia, ciascuno ovviamente con il proprio percorso di sviluppo, i propri problemi, criticità o grandi successi, con 4.000 persone coinvolte nei gruppi a Bologna e 12.000 circa persone coinvolte in Italia. La scommessa su che cos'è? Parte con una necessità e l'obiettivo di socializzare con i propri vicini di casa. Quindi il contesto tipico, diciamo, della città, anche della nostra città, che è vissuta poi magari all'esterno ancora come una città assolutamente piena di socialità, fa sì che invece magari il proprio vicino di casa non sia una persona conosciuta, non sia una persona con la quale si ha voglia, intenzione o pratica nello scambiarsi qualche parola, per cui parte da lì. Proviamo a socializzare con i nostri vicini di casa, cercando di instaurare, nel senso che probabilmente non c'era più, anche un rapporto di fiducia tra, appunto, all'interno del vicinato. Obiettivo questi due qua, ma anche magari potenzialmente provare a migliorare la qualità della vita sempre all'interno del proprio territorio di riferimento. Vado tamburo battente e poi lascio dire la parte di come abbiamo fatto, magari vuole alle domande, racconto almeno un po' che cos'è, così potete forse capire un po' meglio. Tutto questo parte ovviamente una roba neonata, è partita a metà settembre, dico bene Luigi, e quindi siamo neanche a 6 mesi di vita, quindi stiamo proprio parlando degli inizi. Gli strumenti che sono stati fin da subito utilizzati sono dei gruppi Facebook. Quindi la nostra piattaforma di riferimento è una piattaforma già esistente, che è Facebook, gruppi chiusi in cui quindi la privacy dei membri è protetta in qualche maniera, questa è stata una scelta proprio a questo fine, gruppi fatti tra gli abitanti di una strada. La promozione inizialmente è stata fatta con delle locandine, o attaccate per strada, o messe nelle buchette, o grazie all'aiuto degli esercizi dei commercianti magari pubblicate all'interno delle loro vetrine. Quindi primo componente digitale, secondo componente, si diceva prima, il web e la strada, la gente, secondo componente è ciò che c'è all'interno della strada, ovvero le persone, i negozianti, che possono avere o meno un ruolo, abbiamo esempi molto differenti all'interno delle nostre strade, eventi o comunque forse meglio dire momenti di socialità più che eventi che possono contribuire a generare questo circolo virtuoso della socialità, della fiducia e della qualità della vita all'interno del piccolo territorio della strada. Quindi partiamo da uno strumento che è di fatto utilizzato anche da noi all'inizio per rimettere in circolo magari amicizie lontane o ricollegarci con persone che non erano nella nostra prossimità, qui lo utilizziamo un po' al contrario, lo utilizziamo per creare dei rapporti tra persone che abitano a pochi metri da noi, persone che però non conosciamo fino a quel momento. Non ci siamo dati, e questo continuiamo a farlo, nessuna struttura giuridica per fare questo, quindi i gruppi sono semplicemente dei gruppi Facebook, non c'è nessuna associazione che in qualche modo li raccoglie o li garantisce. Cosa succede all'interno di questi gruppi? Succede che ci sono relazioni tra persone,
sono persone che impegnano il loro tempo, quindi che destinano parte del loro tempo, quindi fanno una scelta a conoscere l'altro, quindi in questo senso dicevo che è una scommessa individuale e collettiva, una scommessa che si rinnova in realtà ogni volta che uno entra all'interno del gruppo per vedere i messaggi degli altri, ma anche per rispondere magari alle richieste di aiuto dei propri vicini o per fare richieste ai propri vicini. Il gruppo Facebook ovviamente assicura, e quello strumento assicura una grande velocità di comunicazione, nel senso che appena arriva una richiesta, c'è qualcuno, una delle più veloci in questo senso è stata, mi si è fermata la macchina in via Fondazza, c'è qualcuno che mi può aiutare a farla ripartire dando una spinta. Senza il gruppo Facebook una comunicazione sarebbe stata ovviamente molto più complessa, in quel modo persone che a questo punto abitano in 50 metri, 100 metri, 200 metri effettivamente possono scendere se hanno voglia e se hanno fatto questa scommessa, se hanno voglia di investire il loro tempo, possono scendere in strada e aiutare quella persona a far ripartire la macchina, con il grande vantaggio che per quella persona diventa una persona conosciuta con la quale si entra in relazione. Vado velocissimo, la struttura all'interno del gruppo e all'interno del social street è una struttura orizzontale, non ci sono capi, però ci sono figure di riferimento. Nel nostro gergo, diciamo, appena nato abbiamo mutuato quello di Facebook, per cui quelle persone sono gli admin, nel senso che sono gli admin dei gruppi Facebook. Quasi sempre le figure di admin sono molteplici, perché così ci si dà la possibilità di darsi un aiuto, quindi siccome questa è una scelta ovviamente volontaria per tutti noi, essere in 3, in 4, in 5 garantisce il fatto di poter in qualche modo essere più presenti. La funzione primaria è quella di accogliere le persone all'interno del gruppo, la funzione secondaria, che però nel corso del tempo tu integrami Luigi se assolutamente, funzione che nel corso del tempo abbiamo cominciato sempre di più a fare, quella di animare un po' il gruppo, per cui effettivamente ci sono alcune persone che non hanno un ruolo autoritario, ma magari un ruolo autorevole all'interno del gruppo, che cercano di fare in modo che eventi di socializzazione piuttosto che micro progetti o anche semplicemente relazioni tra le persone vengano fluidificate in maniera più facile. Quindi sono persone che in qualche modo danno una mano all'interno del gruppo. Le relazioni si possono fermare all'interno del gruppo, ma auspichiamo e cerchiamo ogni volta di fare cose, quindi noi facciamo cose, vediamo gente, come dicevamo 20 anni fa, cerchiamo di fare in modo che le persone poi si possano incontrare fisicamente, perché quella è la maniera migliore per stringere le relazioni. Il nostro tipico meccanismo è riconoscere una persona che si è vista nella fotocina su Facebook, ovviamente essendo più brutta di quello che è riuscita a pubblicare su Facebook, poi la riconosciamo, insomma da lì nasce l'amicizia. Ultima cosa, quindi vado a chiudere, questa cosa è nata all'interno di Via Fondazza. Via Fondazza adesso conta all'incirca 850 membri, non tutti attivi, anzi molte persone sono, come dire, silenti all'interno del gruppo, ogni tanto si manifestano, non sappiamo più neanche esattamente quante persone leggono un post, cosa che nei gruppi piccoli di Facebook è possibile, poi quando i gruppi diventano sopra le 150 persone in realtà è un dato che Facebook non rende più disponibile, chissà mai perché, ma quindi non sappiamo esattamente quante persone leggono ogni post. Fatto sta che notiamo che sicuramente non sono tutte le 250 persone a partecipare, c'è un gruppo di persone relativamente proporzionalmente piccolo rispetto all'intero gruppo che partecipano, ma questo gruppo di persone nel corso del tempo tende ad ampliarsi sempre di più. E ci sono persone nuove che evidentemente non solo leggono e partecipano in maniera più passiva alla vita del gruppo e della strada, ma piano piano iniziano a partecipare in maniera più attiva. La grande novità appunto di questo mese e mezzo, due mesi, è il fatto che questa modalità, questi obiettivi perseguiti a livello prima di Solidaria Fondazza si sono diffusi a livello cittadino e nazionale. Soprattutto a livello cittadino stiamo cercando di far circolare gli stessi elementi che abbiamo provato a mettere insieme nella strada, quindi la voglia di conoscersi, di socializzare, in questo caso di scambiarci anche idee e progetti. Ovviamente ogni strada ha le proprie specificità, nascono esigenze diverse che possono essere il verde pubblico piuttosto che l'ordine pubblico
piuttosto che il coinvolgere le persone anziane nell'ambito della vita del gruppo, facendo gruppo, facendo rete e quindi conoscendoci, dandoci dei meccanismi anche operativi e organizzativi per scambiarci le informazioni, cerchiamo di fare in modo che la collaborazione all'interno dei gruppi diventi un meccanismo, un circolo virtuoso e quindi che copiandoci possiamo in qualche modo tutti migliorare e continuare poi a fare progetti piccoli o grandi, più o meno seri, di socialità e anche di tutela, se possiamo, di beni comuni della città. Mi fermerei qua. Grazie. Allora, noi ci siamo trovati a maggio dell'anno scorso a pensare al fatto che maggio di quest'anno ci sono state le elezioni amministrative a Granarolo come in altri oltre 30 comuni della provincia e ci siamo posti l'obiettivo di creare un percorso di comunicazione e di coinvolgimento insieme. Abbiamo fatto un'analisi abbastanza approfondita che vi risparmierei, però comunque, come ci ha detto prima la professoressa, è estremamente importante per riuscire a definire esattamente qual era il percorso. Da queste analisi sono emersi alcuni punti cardine delle nostre necessità. La necessità di colmare un distacco rispetto a una fascia di cittadinanza che si sentiva esclusa dai riferimenti, diciamo così, di contatto con noi, in particolare la fascia giovane, la fascia che usa Granarolo come un punto di riferimento per la sera e il weekend, ma che gravita in genere attorno a Bologna o comunque in altre zone, e la necessità di svecchiare il nostro modo di comunicare senza però trascurare il fatto che, come diceva anche Marco implicitamente, ma soprattutto introduttiva, comunque anche da noi, insomma, la compagine degli iscritti eccetera è tale per cui dobbiamo tener conto che c'è molta gente che sui social non opera. Allora abbiamo pensato che dovevamo darci uno strumento che fosse uno strumento innanzitutto comunicazionalmente definito e ci è venuto il duplice pensiero di associare questo tema del laboratorio a Granarolo e poi di creare una identificazione con il 2014 indicando 14 buone idee che avremmo dovuto mettere sul tappeto. Quindi abbiamo creato questo marchio Granalab 1414, 14 buone idee per il 2014. Poi abbiamo pensato a quali temi la cittadinanza ci aveva sottolineato come più urgenti oppure, consultando anche gli amministratori precedenti, gli stessi amministratori ci dicevano essere quelli che la cittadinanza aveva messo maggiormente in rilievo. E quindi abbiamo identificato i 14 temi. I temi sono ambiente e territorio, abbiamo cercato di dare sempre una definizione comunicazionale, per cui abbiamo usato questi riferimenti con la città e un suo attributo, aggettivo o una sua qualificazione, una sua azione. Quindi la città, colori, l'ambiente e territorio. Tra l'altro abbiamo cominciato a lavorare su questi temi quando per noi c'è stato molto da fare su questo aspetto, il centro del Bologna Football Club più volte osteggiato, il discorso dell'urbanizzazione a Granarolo, quindi della quantità di cementificazione in una dimensione rurale. Ecco, su tutto questo abbiamo pensato che ambiente e territorio fosse il primo argomento sul quale lavorare. La città che cresce con riferimento alla scuola, che è un altro punto del quale ci siamo sempre fatti un gran vanto, ma che negli ultimi tempi ha avuto fasi alterne, anche perché quasi ogni anno è cambiata la responsabile del nostro plesso scolastico, quindi tutta una serie di elementi si caratterizzavano come per noi cruciali rispetto a questo aspetto. La città del confronto,
Granarolo è sempre stato concepito come il granaio di Bologna, poca cultura a Granarolo, non è vero, se ne fa tanta, si fanno un sacco di eventi, si fa uno dei più bei festival jazz della provincia di Bologna, ma lo sanno un po' più, purtroppo. Tra l'altro si fa a Lovolese, anche a Granarolo. Non vi dico chi lo coordina perché vi sto parlando. Abbiamo parlato di sport. Perché lo sport invece per Granarolo è un punto qualificante, in molte discipline abbiamo campioni mondiali, europei o italiani, abbiamo squadre di sport di squadra che eccellono a livello provinciale e quindi abbiamo anche una grandissima dimensione di attività locale su tutti i versanti, per cui lo sport per noi è sicuramente centrale. Il rapporto pubblica amministrazione-cittadino, città trasparente, un altro argomento che ci ha particolarmente coinvolto. Noi facciamo le consulte di frazione, siamo molto attivi, però non basta, bisogna fare di più. La città sicura, Granarolo da tanti anni lavora sulla sicurezza e questo è un tema che non possiamo dimenticare. La città equa, per cui la programmazione economico-finanziaria. La città solidale e il sostegno sociale, che è un altro argomento del quale ci siamo sempre vantati. Chiaramente la città che produce, Granarolo è un polo produttivo, soprattutto nelle frazioni di Quarto e Cadriano, piuttosto forte, per tutta Bologna, grandi aziende, dalla Meliconi alla Mandarina DAC, eccetera. Oggi purtroppo anche in fase non brillante, soprattutto l'ultima che ho citato, hanno sede lì da noi, concessionaria BMW 820, una delle più importanti d'Italia, e poi tante altre che adesso non ricordo, aziende di moda, magari anche come Betty Blue, poco note e più, ma con fatturati molto rilevanti, e noi sappiamo che dobbiamo recuperare su questo aspetto. La città razionale, quindi l'unione con le terre di pianura, che sono un altro aspetto per noi molto importante nella logica anche degli sviluppi legati alla città metropolitana e quant'altro. L'innovazione di progetto, la città 2.0, la possibilità di introdurre nuovi laboratori operativi ai vari livelli. La città del futuro, quindi il tema dei giovani. La città di tutti, ovvero i diritti che devono caratterizzare il rapporto con tutti i cittadini, e l'attività delle associazioni di volontariato, che è un altro grande vanto del nostro territorio e che abbiamo definito la città della buona volontà. Definito questo aspetto, abbiamo lanciato il progetto per essere molto operativi in occasione della festa dell'unità di giugno scorso. Con il metodo più semplice e banale possibile, abbiamo creato 14 cartelloni, abbiamo messo a disposizione centinaia di post-it e abbiamo detto alla gente: scrivete cosa ne pensate. Abbiamo raccolto oltre 100 stimoli, chiaramente ci sono stati dei temi che hanno avuto maggiore adesione, altri ne hanno avuto meno, e questi 100 stimoli hanno rappresentato la base di partenza. A luglio abbiamo costituito un gruppo guida con una ventina di persone, cittadini, ai quali abbiamo allargato l'idea di coinvolgere su questo aspetto. A loro volta questi cittadini si sono presi ognuno una o due di queste città che, questi 14 temi, e li hanno portati avanti, coinvolgendo alla fine circa un centinaio di persone. Ognuno di questi 14 gruppi ha elaborato il programma, c'è stata una sintesi e il gruppo Granarolo 1414, di cui c'è pagina Facebook eccetera con molti dei documenti postati, ha generato la struttura del programma per le prossime elezioni politiche, passando tutti i vari, insomma la cosa è stata abbastanza complessa, adesso l'esigenza di sintesi non ci consente di fare la crosta da minuto per minuto. Alla fine comunque direi che il 95% del programma è costituito da quello che è venuto fuori da Granarolo, col coinvolgimento dei cittadini, ma non solo. Devo anche dire che altri risultati tangibili sono il fatto che molto probabilmente le prossime liste alle elezioni comprenderanno 7-8 persone che vengono state reclutate da Granarolo, e 3 o 4 di queste che non erano precedentemente iscritte al PD si sono anche iscritte.
e altre ne sono derivate. Quindi c'è stato un effetto non di numeri eclatanti, ma di coinvolgimento anche polemico, c'è gente, infatti non sono mancate polemiche per qualcuno che si è sentito escluso, però ad esempio tutte le persone che hanno partecipato attivamente a Grana Lab sono state interpellate quando c'è stato da individuare il candidato sindaco, fatto che sembra banale, ma vi posso assicurare, avendolo fatto in prima persona, questo lavoro, che assolutamente non lo è stato un lavoro anche partecipato. Complessivamente l'esperienza di Grana Lab è un'esperienza che va a concludersi con questa attività, però noi riteniamo che nella sua semplicità quasi sconcertante possa essere un esempio, con una sola raccomandazione, di coniugare le iniziative online e offline in maniera adeguata, ma soprattutto di fare un buon livello analitico primo, cioè di capire bene che cosa il territorio ha bisogno, perché senza di questo una struttura di comunicazione e coinvolgimento adeguata non si riesce a mettere in piedi. Grazie. Hai fatto l'assist perfetto. E io faccio atto di rottura, niente slide. Tanto devo fare 5 minuti di conseguenza, me ne guardate me, che non è grande estetica, però lei è qualcosa di interessante. Allora, io sono Ginger, sono Virginia, ho fondato Ginger, di questo mi sono perfettamente identificata nel mio progetto. Che cos'è Ginger? Ginger è un sito che si occupa di crowdfunding, ma abbiamo deciso di fare un passo ulteriore, ovvero l'idea ci è nata nel 2011, quando tutto il mondo parlava dei crowdfunding, in Italia c'erano 3 piattaforme che funzionavano pure male. E quindi ci siamo chiesti, ma come mai? È uno strumento perfetto, io ho un'idea, soprattutto magari quest'idea ha anche degli ottimi effetti sulle persone che mi circondano, la faccio finanziare da quelli che ci credono, perché in Italia non funziona? Non ci siamo detti, forse il quid è determinato da 2 fattori principali. Uno, come diceva giustamente prima Giovanna Cosenza, il target e la rete a cui mi devo rivolgere. E il secondo, forse, è che in Italia c'è ancora bisogno di fare uno step successivo, cioè un unire l'online, la raccolta fondi che è sul sito, a quello che accade veramente nella realtà. Quindi Ginger è un sito di crowdfunding per progetti solo dell'Emilia Romagna. Questo perché? Perché tutti i progetti che decidono di riferirsi e affidarsi a Ginger, noi li incontriamo personalmente. Noi incontriamo tutti quelli che ci vogliono parlare di crowdfunding. Li incontriamo, li indirizziamo, li spieghiamo, guarda, il crowdfunding funziona così, non è una panacea per tutti i mali. Qual è il tuo target? L'hai analizzato bene? L'hai profilato bene? Il tuo progetto? Non è che magari stai chiedendo troppi soldi? E poi il secondo passo è, se il tuo progetto è effettivamente un progetto che ha una forte base territoriale, una forte comunità, non pensare che il crowdfunding sia soltanto un sito, perché non è così. Non è soltanto un progetto lì sul sito aspettare che gli altri te lo finanzino, no, devi essere tu, che soprattutto per convincere le persone che in Italia per donare, per sicuramente aprire il portafoglio anche virtuale, devono essere ben convinte, esci. Fai come fanno quelle associazioni, cioè esci, parla con le persone, fai un mini aperitivo in cui presenti a quelli che magari potrebbero essere interessati il tuo progetto. Forse non ti danno 10 euro per il manus sul momento, ma magari quando tornano a casa vanno su internet, ti hanno visto, non sanno che non sei uno sconosciuto e quindi magari i soldi poi dopo te li possono anche donare. 2 sono, diciamo, gli esempi molto veloci che vi voglio fare. Il primo, e spero siete molto già lo conosciate bene, è il progetto di Lavo. E diciamo che l'altro giorno ho visto un video di Baricco in cui diceva che improvvisamente la società va, diciamo, in modo lineare e poi c'è un'accelerazione. Non sono così ambiziosa da pensare che la politica mondiale abbia fatto un'accelerazione con Lavo, però sicuramente in termini di politica italiana il fatto che un partito abbia deciso di dire, ragazzi, io non sto facendo per l'ennesima volta un'operazione dall'alto e più dico facciamo il corso di formazione, lo decido io, sono io. No, dice, io faccio un corso di formazione, voglio capire se alla gente questo corso di formazione interessa. E come diceva Nicodemo la settimana scorsa, questo è un principio che può essere applicato su qualsiasi iniziativa che un circolo può fare. Cioè io devo, non so, uno stabile abbandonato, mi servono dei soldi, perché non ipotizzare il crowdfunding, cioè il coinvolgimento diretto delle persone in un progetto di questo genere? Perché
La cosa più interessante è che la persona che ti sta dando 20 euro non ti sta dando solo 20 euro. Ti sta dicendo: io ti do 20 euro perché credo in quello che fai. Automaticamente io, però, vuol dire che devo anche rendicontare questa cosa qua. Cioè non mi prendo i soldi, me li metto in tasca e come al solito scompaiono, no. Io ho questa persona che mi dice: guarda che io 20 euro te li ho dati perché ci credo. Però adesso qua, carta canta, cioè mail di PayPal canta. Tu adesso mi devi dimostrare che quello che per cui io ti ho sostenuto lo porti avanti. E questo dal punto di vista anche del recuperare il rapporto, relazione che si sta sempre più sfilacciando, è fondamentale. Un altro esempio, ed è un esempio diciamo cardine, lo dico perché lo sto portando avanti, che perché non me ne rendo nemmeno conto, ma ce lo dicono costantemente, è un progetto che Ginger sta curando ed è Un Passo per San Luca. Sito internet unpassopersanluca.it è la raccolta fondi per il portico di San Luca qui a Bologna, che è il portico più lungo al mondo. Ed è una raccolta fondi civica, nel senso che il comune di Bologna ha detto: allora ragazzi, c'è un problema. Il portico di San Luca cade a pezzi. I soldi per restaurare questo portico non ci sono. Non riusciamo a fare saltare fuori. Vogliamo star qui a lamentarci, a dire: ma noi già diamo soldi al comune con le tasse? Oppure facciamo un progetto in cui tutti quelli che credono in questo, in questa idea, ma anche che vogliono prendere in mano la situazione e dire: non lo possiamo certamente lasciar cadere a pezzi, possono dare qualche cosa. Da qui nasce Un Passo per San Luca. Cosa ha fatto Ginger? Non ha messo il progetto sul sito, ha creato un sito a parte. E non l'ha creato così dal nulla. Prima si diceva profilare il target, l'abbiamo fatto anche noi. Cioè, prima di creare il sito abbiamo fatto un sondaggio che i bolognesi spontaneamente hanno compilato, perché era sul sito del comune e è circolato con la newsletter, ma non è stato, o nessuno è stato obbligato a fare questo sondaggio. Hanno risposto quasi 1000 persone e in questo sondaggio chiedevamo: sapete cos'è il crowdfunding? Vi interessa? Finanziereste una raccolta fondi per sistemare il portico di San Luca? Cosa volete in cambio? Che cos'è San Luca per voi? Tutte queste informazioni ci hanno aiutato per disegnare il sito, che è disegnato proprio su quello che ci hanno detto i cittadini, per ipotizzare le ricompense. Ci hanno chiesto, per esempio: beh, io se do 20 euro, però magari voglio anche sapere a cosa mi sto dando, cioè voglio sapere di più sulla storia di questo portico. Abbiamo messo le visite guidate, che non è un caso, sono sempre murate di gente. E dall'altro abbiamo anche capito che cosa voleva dire questo simbolo per la popolazione. Quindi che era più che un simbolo storico, un simbolo affettivo, un faro, il cuore di Bologna. Queste cose sembrano dette così, sono un po' trite forse, però sono state fondamentali nel capire come sviluppare il progetto. Io questo ve lo dico per due motivi: primo, perché comunque una raccolta fondi ancora aperta, quindi nulla vi vieta di partecipare, d'altra parte questo è il mio lavoro. Il secondo è che questo modello macroscopico, perché Un Passo per San Luca vuole raggiungere 300.000 euro, quindi, ma siamo già a 144.000, quindi è molto grande. Ma i principi di Un Passo per San Luca, grazie, ma devo ancora arrivare a raggiungere la cifra complessiva. Ma il principio fondamentale che c'è dietro Un Passo per San Luca lo potete applicare voi perfettamente. Cioè, prima di fare anche un progetto di crowdfunding, capisco, interessa? A chi interessa? Perché interessa? Cosa do in cambio alle persone che possono essere interessate a portare avanti la campagna di crowdfunding? E questo lo si fa con strumenti, cioè un Google Form semplicissimo che la gente compila, fa tutto lui, analizza tutto lui. Questi sono strumenti alla portata di tutti, che partono comunque dalla conoscenza perfetta del proprio target e delle persone che potrebbero essere interessate, e soprattutto da non aver paura di utilizzare questi strumenti se la motivazione c'è. Bene, vado io, anche se non sarà semplice dopo tutta la passione e soprattutto la capacità espositiva che c'è stata. No, io cerco di raccontarvi una storia, perché in realtà l'esperienza a San Giovanni Persiceto, io sono di San Giovanni Persiceto, gentilissimo, faccio il segretario dell'Unione Comunale, quindi dei quattro circoli, e faccio, ok, arriverà, e faccio anche delle altre cose, comunque, eccoci qua. Allora, nella sostanza, quello che vi volevo raccontare era un'esperienza che nasce sostanzialmente nel 2012,
quando io per caso, non penso di essere l'unico, ho fatto parte un po' di coloro che hanno rivisto una bozza di un libro che si chiama Wikicazia Reloading, perché in parte c'era un capitolo che avevo contribuito a scrivere. Leggetelo, Wikicazia. Comunque vabbè, di Alberto Cottica e così via. Nell'attività di revisione sociale, diciamo così, di questo libro, sono entrato in contatto con un'altra persona che è di Cagliari, che si chiama Matteo Lecescoco Ortu, che è un consigliere comunale a Cagliari. Chiaramente questa attività di collaborazione ha portato qui a conoscere due persone che avevano un interesse comune, cioè quello della militanza del Partito Democratico. Con questo ho scoperto un'esperienza che è stata portata avanti a Cagliari ormai da diverso tempo, durante la campagna elettorale Zedda, e che aveva prodotto sostanzialmente una dinamica di laboratorio di partecipazione politica. Dico questo per dire che nel 2012, maggio 2012, io scopro questa cosa, trovo una persona interessante, mi scambio qualche mail e un punto di vista. Dopodiché, nell'attività invece legata ai circoli, al rapporto con il segretario di circolo e all'attività politica, esiste il problema che è stato già esposto, cioè quello del fatto che la componente più giovanile tende a non essere interessata, a non partecipare, le modalità con le quali si trasmettono i contenuti e si offrono occasioni di confronto sono in parte o erano in parte comunque, si può dire, non particolarmente attrattive, l'utilizzo dei social media, l'utilizzo del web era relativamente ridotto, e quindi su quello il tentativo di far partire uno stimolo, un interesse. A Persiceto era nato da poco un gruppo di giovani, e quindi giovani democratici, e con loro la proposta è stata quella dell'evento epico, io ci credo molto, cioè andiamo a Cagliari. Prendiamo l'aereo e andiamo a Cagliari, cioè, perché cioè, non si può soltanto leggere, studiare o telefonare o guardare sui social media. Noi veniamo a Cagliari e veniamo a trovare. Gli amici di Cagliari molto entusiasti, perché adesso pensateci, è anche epico questo, no? Bologna che va a Cagliari a studiare un caso di politica attiva. Dal loro punto di vista grande entusiasmo, dal nostro punto di vista anche, ci siamo organizzati, ci abbiamo messo un po' di tempo, abbiamo parlato con la federazione, con i giovani democratici, con gli altri comuni dei dintorni, abbiamo fatto un gruppo di 10 giovani. Preso l'aereo, siamo partiti, il tutto, questa è una nota di colore, il weekend dell'elezione del Presidente della Repubblica del 2013. Ma il momento fu più congeniale, no? Tu arrivi e ti dicono Marini, e poi le ore sono state così. Vabbè, comunque, indipendentemente dal momento di tragedia generale, in cui ancora più epico, assolutamente, però non te lo dimentichi per tutta la vita. Tu potrei dire, io c'ero, ma fortunatamente prendeva male il cellulare, quindi non è che capivo troppo di quello che stava succedendo. Però, nella sostanza, 10 ragazze e ragazze che prendono su dalla provincia di Bologna, vanno a Cagliari, incontrano altri 10-15 ragazzi, più o meno della loro età, tutti impegnati politicamente, e intanto si crea il primo elemento, secondo me, di valore, cioè uno scambio, tra virgolette, culturale. Stiamo parlando di il Partito Democratico a Bologna, che è una cosa fatta in un certo modo ed è molto diversa dal resto d'Italia. Stiamo parlando del Partito Democratico a Cagliari, stiamo parlando del fatto che vai nella sede del Partito Democratico di Cagliari, che è occupata dai giovani democratici, quindi anche questo aiuta a creare una dimensione di epicità, questo ha aiutato molto secondo me. E poi stiamo parlando del fatto che noi siamo andati a trovarli perché loro il sabato facevano uno di questi laboratori di partecipazione politica sul tema della legalità, con l'iniziativa quella del braccialetto bianco dei parlamentari per l'approvazione della legge al contrasto alla corruzione. E poi la domenica eravamo d'accordo che avevamo fatto invece una sorta di demo, dimostratore, approfondimento sulle modalità con le quali loro organizzavano questi laboratori, per poi trasferirlo a Bologna, trasferirlo da noi. Ribadisco, la situazione è stata un po' tesa rispetto a quelli che erano gli eventi del momento, però quello che abbiamo sperimentato sono state 4 ore di laboratorio, quindi stiamo parlando di un tempo enorme, cioè un laboratorio settimanale a sabato su temi specifici, un paio d'ore di contributo da esperti rilevanti, diciamo così, e poi 2 ore di educazione non formale. A Cagliari questo è frequentato tipicamente da ragazzi tra i 16 e i 25 anni. Ragazzi tra i 16 e i 25 anni, adesso io non mi considero un vecchio bacucco, però nei miei circoli ragazzi tra i 16 e i 25 anni ce n'erano pochi, non dico che adesso ne abbiamo a bizzetto, però intendo dire, non è proprio la frequenza domani, lo so, però è un caso un po' più improbabile, no? Torniamo domani, vediamo. Però per dire,
Quindi già importante questo aspetto, importante l'aspetto della facilitazione, cioè non soltanto la trasmissione, non soltanto che qualcuno che qua parla, ma al contrario, una dinamica di collaborazione, qualcuno che racconta una storia, ma poi insieme che si lavora su quella storia e si arriva a un punto di vista, che non deve essere per forza comune, perché questo è l'altro grande limite che io avevo notato nel parlare con le persone più giovani, non necessariamente militanti del Partito Democratico, iscritti al Partito Democratico. C'è un grande limite rispetto a quello che era l'approfondimento dei temi. Vi faccio l'esempio più banale, il famoso referendum sulle scuole paritarie a Bologna, no? Immagino che tutti abbiano avuto una propria posizione, io personalmente ero per la C, nel senso che secondo me era assolutamente inutile. Ma indipendentemente da questo, nel momento in cui ci si trovava a confrontarsi, si vedeva che quasi sempre, almeno questa è la mia esperienza, soprattutto con i ragazzi più giovani, la posizione era una posizione ideologica, era evidentemente una posizione presa non sulla base di un ragionamento, su dati oggettivi, su un confronto, ma sulla base di un soggetto di riferimento che esprimeva un'opinione e quindi quello è il mio leader, o comunque il mio punto di riferimento, e quindi io mi allineo a quel pensiero. Il nostro problema era quello che non ci interessa sinceramente questo modo di approcciarci, perché diamo per scontato di avere una politica migliore e quindi non abbiamo bisogno di convincere gli altri, riteniamo di avere degli argomenti buoni, e quindi abbiamo bisogno invece degli approfondimenti, abbiamo bisogno invece di persone che abbiano voglia di capire e di entrare nei temi e magari poi di farlo in autonomia o farlo anche su altre questioni. Comunque, siamo andati a Cagliari, siamo tornati sani e salvi, io avevo la febbre 39, non so esattamente se per la situazione politica o per altro. Facciamo un gran freddo, anche questa è un'altra cosa sconvolgente per Cagliari. Siamo tornati e abbiamo messo in pratica quello che abbiamo visto, imparato, scoperto, ragionato. Lo abbiamo un po' emilianizzato, perché per forza di cose, nel nostro caso, forse c'era la necessità sia di coinvolgere i ragazzi più giovani, ma anche di coinvolgere le fasce d'età non necessariamente giovanissime. Abbiamo fatto una prima sperimentazione a questa unità anche noi dell'estate del 2013, che è andata molto bene, con Balzani sui temi dell'ambiente e così via. Abbiamo visto che stranamente rispetto alle altre volte a mezzanotte e mezza eravamo ancora lì in 40 a lavorare su dei cartelloni e a confrontarci sulle idee, quando di solito invece una manifestazione politica a una certa ora si perde, si sbilancia. E poi quest'anno abbiamo fatto i primi quattro incontri strutturati e in sede, diciamo così, del Partito Democratico, nel nostro caso della Casa del Popolo, su quattro temi. In questo caso abbiamo agito nel modo in cui dicevo prima, quindi con delle presentazioni da parte di esperti, persone che non necessariamente hanno ruoli politici, ma che invece hanno competenze molto spinte sugli argomenti, tavoli di lavoro, educazione non formale, raccolta di opinioni, di idee, di contributi. E con questo abbiamo prodotto anche della reportistica, per cui non soltanto tu vieni, ascolti e te ne vai, ma tu vieni, ascolti, partecipi e poi ti ritrovi anche un oggetto che o puoi portare a casa o puoi anche, come dire, che diventa un po' il prodotto del lavoro che si è realizzato. Io credo che questo sia importante un po' come modalità generale, cioè non mi sembra più che ci siano grandi disponibilità di tempo e opportunità per eventi frontali in cui c'è uno che parla e tutti gli altri ascoltano e basta. Ci vuole una grande motivazione per fare questo, per andare in una sede di partito ad ascoltare qualcuno per un paio d'ore e magari oltretutto, intendo dire, qualcuno che per forza di cose viene identificato come con una posizione di parte, perché, ecco per esempio, e quindi è un modello che noi, come dire, stiamo portando avanti con forte soddisfazione. Vedete, c'è 50 partecipanti, 18 relatori, 30 proposte per la presidenza di domani, e che porteremo avanti indipendentemente dalle elezioni amministrative, perché non era questo l'obiettivo esclusivo. Dico solo una cosa, se mi permetto di dire, visto che prima ho visto la... Qua mi hanno chiesto due cose da puntualizzare che ve le siete perse, se volete aggiungere anche voi, e poi passiamo alle domande. No, più che altro in termini di sollecitazioni che arrivano anche ovviamente dai ragionamenti degli altri. Vado velocissimo. L'evento epico mi piace molto, anche noi facciamo, cioè il nostro evento epico che noi abbiamo chiamato scommessa è quello di dedicare tempo alla conoscenza degli altri. Il mio, come quello di Luigi, tempo da versione alone, versione sociale nell'ambito della giornata si è completamente ribaltato. Io prima passavo molto poco tempo con gli altri, adesso ne passo moltissimo. L'altra cosa che mi piaceva e trovavo comune, il non arrivare a una sintesi necessaria, cioè non c'è un principio democratico di sintesi all'interno dei gruppi, non vige il meccanismo della delega,
e quindi se tu vuoi fare qualche cosa, se quella cosa non lede i diritti di qualcun altro e riesce a coinvolgere 3-4 persone per fare quella cosa lì si fa. Non c'è bisogno di decidere le 5 cose più importanti. Ogni cosa fatta da persone è importante perché si realizza. Fine. La battuta che volevo fare io è che il progetto Grana Lab, ha scritto Grana Lab, non so perché è stato qui con il refuso, ha portato comunque un risultato pratico in fieri da subito, anche prima del discorso delle elezioni prossime, fra 2 mesi, perché ad esempio nella parte legata alla città dei giovani era emersa la necessità di avere un punto di aggregazione per i giovani, magari autogestito a livello comunale, è stato deliberato da parte della giunta di assegnare a tre giovani ragazze che sono qui, Chiara, Erika e Giulia, a partecipare con voi al corso, la gestione, l'autogestione di uno spazio giovani che hanno completamente progettato loro, con aspetti legati anche alla ristorazione veloce, ma anche al coinvolgimento dei ragazzi per il dopo scuola, che lì non c'è, piuttosto che a iniziative musicali, culturali, incontri con l'autore, presentazione di libri e quant'altro. E questo totalmente in una logica di coinvolgimento, dicevamo prima, capiamo i vari target, in questi casi ne abbiamo diversi, ecco, quello per noi non è solo un momento di realizzazione di un qualcosa all'interno di questo contesto, ma anche e sarà soprattutto uno strumento per parlare ai giovani in maniera concreta con i loro linguaggi e le loro necessità quotidianamente. Infatti è una battuta. Io parto con una domanda, poi adesso davvero abbiamo 20 minuti per fare una chiacchiera molto libera. Io mi sono segnato alcune cose che meno male attraversano i 4 interventi. Tutti e 4 avete parlato di socialità, evidentemente, avete parlato di dinamiche collaborative, avete parlato di chiedere e di fare, però particolarmente mi ha colpito, perché lo so, è un po' anche il mio lavoro, che comunque ci sono delle persone di riferimento nei vostri progetti. E visto che io spero che qui ci siano alcune persone di riferimento, vi chiedo cosa devono avere queste persone di riferimento. Ci sono degli ingredienti, delle competenze, dei tempi, dei modi? Qual è il segreto di questi registi delle comunità che voi state creando, bene o male, con successi, con notti, con robe all'ultimo minuto? Poi vorrei anche chiederlo a Marco, visto che lui sta chiedendo sta baracca, e forse c'è qualcosa da dire se là su questo versante. Michele, facciamo delle domande per la Sosa Street. Facciamo, quante domande ci sono? Alzate la mano, andiamo avanti, domanda e risposta. Approfitto biegamente del fatto che siete qua, possiamo domande. No, aspetta, facciamo rispondere e poi fai la domanda. Allora, tu chiedevi cosa fa un no, rispondo per Social Street, dico che abbiamo questa esperienza di almeno questo gruppo adesso, soprattutto questo gruppo di Fondazza, con veramente che è un gruppo di 800 e passa persone, quindi con un'attività continua sul web e poi nella realtà. Quindi io direi, io sono anche coordinatore tra l'altra attività che faccio, e lo faccio a tempo pieno, è la mia attività a tempo pieno, quindi, e sono il coordinatore di Fondazza, quindi della prima e della più grande per il momento Social Street. Il problema del coordinatore, del coordinamento, è un lavoro veramente molto, molto particolare, perché innanzitutto devi controllare tutto quello che succede. Questo è un gruppo chiuso, per esempio, non gli altri gruppi chiusi, quindi dentro c'è tutta una serie di gestione delle persone che entrano e capire quello che fanno quando intervengono. Perché sì, ce ne sono molte che non intervengono, sono chiaramente quelle che intervengono devi controllare. Noi abbiamo avuto dei casi clamorosi di problemi, però chiaramente per noi il Social Street e i gruppi chiusi sono i gruppi dove non ci sono tutti il meglio delle persone, nessuno deve agire contro qualcosa, ma per qualcosa, e questo è il primo punto di base, per cui se c'è qualcuno che dice contro,
va isolato come poesia, è successo in pochissimi casi, c'è da dire questo. Quindi quello dell'amministratore, la prima cosa è capire come gestire un gruppo e fare in modo che chi va a seminare zizzania, semplicemente, perché ci sono le persone, che ormai tutti propongono delle cose, arriva quello che dice sempre la cosa e dice no, non funziona perché non può funzionare, va bene. Cioè l'atteggiamento è molto, molto negativo. Quindi controllare assolutamente che all'interno dei gruppi non si creino delle dinamiche negative e far mantenere la base di socialità è esattamente questo qui, appartenenza a un territorio, riappropriarsi al territorio, agire in positivo su tutto, non aver bisogno, appunto, noi diciamo non abbiamo bisogno di fondi, non abbiamo bisogno di luoghi, non abbiamo bisogno di niente, abbiamo bisogno di socialità e questa socialità va sempre controllata, comunque sia mantenuta sotto controllo. Secondo punto, le persone hanno questa, anche se sono una percentuale molto bassa, però ti propongono delle cose. Tu li guardi, stai guardando cosa succede, allora cominciano a dire facciamo questa roba, facciamo quell'altro, un buon amministratore deve essere in grado anche di capire il momento in cui interviene e dice vabbè facciamo una riunione, 5 persone, 6 persone e cerchiamo di portare dalla teoria alla pratica un progetto. È chiaro, se una persona mi dice facciamo un bosco in fondazza, no, la piazzetta Morandi, tu stai lì, lo guardi, c'è una cosa con gli altri, poi dici va bene, un attimo, allora vogliamo fare il bosco, benissimo, facciamo il bosco in fondazza, partiamo da metterci una pianta, però. E comincia ad aggregare le persone su queste cose qui. Quindi il controllo di un amministratore è esattamente questo, di portare le persone nella realtà e far capire che tutto quello che si fa non si fa per farlo. Pulire la strada, i muri, questo qua non viene fatto per questo, viene fatto per aggregare le persone su dei progetti che devono essere però reali, anche se piccoli, poi a crescere, quindi tu fai 3-4 progetti e porti avanti un discorso, perché ogni progetto che viene realizzato è un momento di aggregazione di importanza anche per chi lo vede fuori sulla strada. L'altra cosa è il controllo del linguaggio, con questo mi fermo. Il controllo del linguaggio è importantissimo, anche questo. Noi non tolleriamo assolutamente nessun tipo di linguaggio, ma anche quello che usiamo normalmente, assolutamente, anche quello normale non lo tolleriamo, vogliamo che il linguaggio sia un linguaggio assolutamente pulito, non si dice cavolo, non lo facciamo. C'è da dire che la nostra realtà, anche se è stata molto, molto rapida, abbiamo avuto assolutamente 4-5 casi soltanto di persone che abbiamo veramente dopo uno fuori, come quelli che fanno attività commerciale basta o che propongono delle cose strane, diciamo. Quindi è una grossa azione, l'amministratore fa una grossa azione che deve capire quando sta fermo e quando intervenire, quando andare a prosperizzare, dopodiché passi poi l'acqua la palla per far crescere anche gli altri i vari progetti. Quello che hai detto è se levate social street, se levate via fondazza e parlate di comunità, è preciso quello che uno deve fare ed è avere cura delle relazioni e cercare di difendere quando uno modera una comunità online ma è anche fuori è come avere cura di una casa e quindi se c'è qualcuno che ha dei comportamenti che tu in casa tua non vorresti mai ti comporti come quando cacci uno fuori di casa né più né meno. Direi che a me la risposta... State un po' più corti perché sennò non... È venuta in mente pensando stamattina cosa ha scritto un amico comune, ha detto cosa sono? Sono un connettore umano. Io penso che, almeno per quanto riguarda, essere un connettore umano probabilmente è quel quid che fa sì che una cosa funzioni o meno. Cioè connettore umano vuol dire relazioni, vuol dire saper gestire le relazioni, vuol dire anche saper parlare con tutti. Dalla persona che mi capisce al volo alla persona che non mi capisce, no, a cui io voglio arrivare perché mi sembra giusto che anche questa persona soltanto capisca, se non, magari non mi supporta, ma soltanto mi capisca, che abbia la volontà di rimanere alzato fino alle 3 di notte a fare una cosa, ma che abbia anche la capacità di far restare i membri dello staff, le persone che stanno collaborando, fino alle 3 di notte a fare qualcosa. Io credo che queste siano essenzialmente quello che funziona. Sì, nel caso nostro non c'è l'interesse diretto, diciamo così, nel senso che non è né un lavoro né un'attività che porta dove un ritorno nell'intorno della propria abitazione, non c'è cioè, conosco che siamo le social free, parliamo tipicamente di fare politica, quindi è un pochino più evanescente come cosa. Comunque secondo me di base strada di entusiasmo e di flessibilità, nel senso l'entusiasmo che va trasmesso agli altri, per cui c'è un'idea, c'è un'opzione che va... trasmesso questa capacità di crederci e vedere oltre le difficoltà e la flessibilità anche di adattare quello che si sta facendo a quelle che sono le legittime proposte o idee di qualcun altro, per cui non è che le comunità non possono essere qualcosa di rigido con dei margini, non essere qualcosa di frastagliato,
che si permettono e permettono di muoversi in varie direzioni. Una risposta alla tua domanda potrebbe essere questa: le sette virtù che deve avere una figura di quel tipo, che chiaramente sono da bilanciare, cioè capacità di visione, essere un buon analista, come ho detto prima, cioè analisi preliminare fondamentale, una discreta conoscenza del territorio e degli strumenti da utilizzare, questo almeno sto parlando di un progetto come il nostro, molto specifico, una volontà di ascoltare le persone, per noi. La figura che sto delineando, se ha tutte queste cose perfettamente, è un po' sotto Dio, ma non di tanto, però ci può stare. Capacità di ascoltare le persone, dicevo, una discreta propensione a organizzare le persone e a motivarle, e quindi a stare lì con loro a lavorare. E per ultimo, il settimo aspetto, quello di essere comunque curioso verso tutto ciò che di nuovo viene dagli stimoli, quindi una propensione all'innovazione, non dico strutturata, ma quantomeno intellettuale, quindi pronta a recepire le cose nuove. Io aggiungerei una cosa che secondo me è fondamentale assolutamente per chi coordina o amministra: avere ben chiaro, esattamente ben chiaro, qual è l'obiettivo, dove vuoi arrivare, mantenersi su quell'obiettivo lì, perché molto spesso, cioè, vuol dire, tutte le attività che vengono fatte sono fatte perché così, sono fatte così. Voglio dire, io quando facevo il dirigente dall'altra parte, mi viene a dire faccio il corso, dico, ma se tu fai anche il corso di uncinetto, dimostri poi che migliori una cosa su un obiettivo ben preciso, va benissimo, cioè non c'è niente di male. Anche noi, la nostra social studio, è esattamente la stessa cosa. Se ogni progetto riporta, perché il nostro obiettivo qual è? Socialità, punto e basta, niente di più né meno. Se quel progetto lì porta socialità, bene, lo realizziamo. Se non lo porta, non mi interessa, fatelo da solo, c'hai anche la tua pagina di Facebook e fai quello che vuoi. Quindi deve essere molto chiaro un fatto fondamentale e semplice: l'obiettivo che tu hai come tuo gruppo, no? Nel gruppo che coordini, è l'obiettivo, che la cosa fondamentale non bisogna mai dimenticare. Marco? Sì, no, penso che sia la sprovvista. No, c'è una cosa che vorrei, sulla quale riflettessimo insieme, perché secondo me è importante. Nuovi alfabeti democratici: comunicazione, organizzazione, auto-organizzazione. Quello che state sentendo qui, in fondo, cioè c'è una definizione bellissima, l'ho presa oggi perché mi piace molto, è il web, internet, può creare delle forme di auto-organizzazione dal basso che in realtà sono degli acceleratori di fiducia tra le persone. Cioè, pensateci, quello che hanno fatto loro in realtà è auto-organizzare e ricreare la fiducia delle persone su una cosa molto semplice. Io non conosco il nome di chi abita fuori da me. Non lo conosco, lo voglio conoscere. Il web mi può aiutare a conoscere perché me lo localizza, me lo geolocalizza, mi fa... E allora c'è un modo in cui dal web si può tornare alla vita reale creando relazione, non solitudine, relazione. Acceleratore di fiducia e anche il crowdfunding. Quando io la prima volta sono andato dai ragazzi di Cinger, quindi da Virginia e da Agnese, e in realtà chiedendo come si può fare un progetto di crowdfunding sulla politica, fagli la faccia, era un po' strano, perché ovviamente, cioè, non è un momento facile per chi è la politica e chiede soldi, se c'è qualcosa che ha utilizzato e dilapidato un patrimonio di risorse della politica, ma c'è qualcosa di più prezioso dei soldi che ti stanno dando le persone che finanziano questo progetto, ti stanno dando la fiducia, ti stanno dando la fiducia, e siete voi il modo in cui noi cerchiamo di ripagare la fiducia di quelli che mettono i fondi. Tra l'altro, apro la parentesi, il progetto di Labo è ancora online, quindi su www.ideaginger potete fare, o potete dire, raccontare, lo faccio io perché lo poteva fare lei, che è il conflitto di interesse. Però è un po' come la vostra palestra, cioè volete fare crowdfunding in futuro, beh, ce n'è già uno aperto per voi, e quindi esatto, applicate. Questa è una palestra cognitiva. Quello che hanno fatto, che hanno Lab, cioè è fare dei laboratori partecipati che andassero non a calare dall'alto quello che è. Perché come si faceva la partecipazione democratica poco tempo fa? Noi abbiamo un'idea, è l'idea vincente, la facciamo e poi la condividiamo. Questo non è il modo di fare partecipazione, non è così che tu così la imponi la partecipazione.
facendo finta di fare partecipazione, ed è la cosa peggiore. Meglio fare un'imposizione dall'alto piuttosto che fare un percorso partecipato in cui tu hai già il traguardo prefissato. Allora, piuttosto fai un'analisi dei bisogni, fai un'analisi di quello che ti chiedono le persone. Scusa se l'ho fatta lunga, però gli acceleratori di fiducia, ragazzi, sono veramente importanti. Il web può essere non solo uno strumento di comunicazione, ma può essere uno strumento di auto-organizzazione dei bisogni. Chi lo capisce di voi, visto che andrete a fare gli amministratori, guardate che ha un'autostrada davanti. Se riuscite a capire come questi strumenti vi portano dal web alla realtà, davvero, cioè, ricostruirete la fiducia con i cittadini, che è quello che poi è l'obiettivo di qualsiasi corso di formazione. Domanda? Sì, no, ne avevo tante, ma la riduco a una. Per voi questo è il vostro mestiere? Questa è la domanda che alla fine mi viene da fare. La ragazza di Ginger ha detto il mio lavoro, immagino che non sia per Maurizio. No, ma il suo lavoro, perché fa tanti progetti di crowdfunding. Ok, volevo capire, cioè, il tuo mestiere, visto che tu hai detto che l'hai fatta a tempo pieno. Questa è la domanda. Io ti rispondo subito, visto la nostra comune, non vicinissima, neanche lontanissima, militanza in altri contesti. Non solo non è il mio mestiere, ma ti dico, io come segretario di circolo Granarolo sono qui a relazionare di questa cosa, perché con Marco abbiamo parlato di portare questa esperienza, perché ci interessava particolarmente. Però c'è stata una persona che se ne è incaricata, che ha avuto molto tempo e che nei 6 mesi che è durato il progetto Granarolo, da luglio a dicembre fondamentalmente, beh, ha dedicato un paio di giorni, settimana pieni a questo. Ed è stato pagato quindi, no, questo? Tutto volontario. Non so se sarà il mio mestiere e il modo in cui io voglio fare il mio mestiere, cioè l'apertura agli altri, lo scambio di fiducia, la voglia di collaborare con gli altri, di apprendere, e il modo con cui io voglio fare qualunque tipo di mestiere. No, okay, insomma, forse non è stata chiara la mia domanda, però era per capire, perché le cose che avete detto voi sono cose, l'ultima parte poi di Maurizio, no? Le 6, ne ho scritte solo 7. Insomma, è chiaro che ci vuole competenza, professionalità, e il signore ha detto io me ne occupo a tempo pieno. Allora era per capire, perché io adesso mi metto il cappello di uno che sta lavorando in comune a Bologna e sta provando a fare far incontrare tutte le comunità che gratuitamente stanno cercando di migliorare Bologna, ed è pieno di persone che non lo fanno di lavoro. No. Cioè, qua non stiamo parlando, no, adesso signore... il caso di Ginger. Io ho 64 anni, sono in pensione, ci lavoro a tempo pieno gratis. Non è un caso rappresentativo. Ginger è un'impresa, ma non è un caso rappresentativo di quello che stavamo dicendo. Dimitri avrà fatto 8.000 riunioni oggi. Ma la domanda... Dici meglio la domanda, perché la domanda era questa, insomma, nel senso che ognuno di noi con fatica, e Maurizio lo sa, prova di tenere aperto, non so, un circolo del PD, fare, dipingere le panchine di Piazza Carducci, quelle delle signore di Via Lamponi vogliono rifare i muri di Via Lamponi, perché tra l'altro qui abbiamo la sede di Casa Pound che ha riempito via Lamponi di scritti vivi fasci, e quegli altri hanno scritte contro i fasci, eccetera. Come facciamo a campare? Ok, no, alla fine però io tutti i giorni lavoro, prendo su la mia macchinina, il treno, e vado a lavorare a San Giorgio di Piano, a un'unione di comuni, tra l'altro, no? È chiaro che, cioè, se devo mettere insieme tutto questo, cioè, alla fine ho detto, vabbè, complimenti, arrivederci, perché ho troppo dei pensionati, com'è che hai detto te, motivati, capacità organizzative eccetera, cioè ho troppo delle persone così pensionate, oppure cioè, complimenti e ciao, hai capito? Come fai a mettere insieme sta roba? E che ho detto anche, abbiamo detto anche sabato quando abbiamo fatto la nostra presentazione della rete, io conto che da questi meccanismi possa nascere lavoro per tutti, non solo per me, ma anche per le altre persone che partecipano a questo meccanismo, sulla base però di quei concetti, cioè credo che il lavoro nuovo, e quindi anche remunerazione per le persone, e sa Dio quanto abbiamo bisogno di questo, da questa età a età anche molto più avanzate, si faccia se impariamo a collaborare, impariamo a scambiare fiducia con gli altri, se facciamo scommesse, se ci impegniamo, se c'è dell'entusiasmo.
questo credo che sia l'unica possibilità che abbiamo per guadagnare, per ripagarci il nostro lavoro, che sia sulle social street o che sia su 10 imprese collaborative che nascono dalle social street, questo non lo so. So che quello è il modo col quale ci, forse potremo avere lavoro tra un po'. Quello che abbiamo avuto fino adesso ha dimostrato che così, insomma, si va poco avanti. Non so se ti ho risposto. Però aggiungo una cosa. Io alcuni mesi fa ho fatto un po' di chiacchiere con alcuni che coordinano il cosiddetto terzo settore. E mi dicevano, ma il terzo settore non è online. Al che io mi stupivo tantissimo, dicendo, attenzione, se guardiamo il terzo settore com'era, non è online. Ma se vediamo una nuova forma di terzo settore, perché possiamo dire tante cose, ma quello che stanno dicendo le social street, quello che sta dicendo il crowdfunding, è una nuova forma di collaborazione. E ce ne sono tantissime in città. Io sto cercando di mapparle perché sto vedendo che quando le persone si mettono insieme per migliorare un senso civico, quello che deve fare il comune è solo portarle in palmo di mano e facilitare quello che vogliono fare. Per cui c'è tantissima... Io adesso non ho la risposta alla tua domanda, sarebbe impossibile. Però, forse ce l'ho. La risposta è nella prima domanda che ho fatto. Qual è il segreto per creare comunità? Lei ha detto connettore. Dimitri ha parlato... Mi sarebbe piaciuto avere una telecamerina per vedere Dimitri quando è andato a dire in giro voglio portare questi ragazzi a Cagliari. Cioè, avrei avuto delle risposte pazzesche. Però con la testardaggine si è riuscito a dimostrare che quella era la via e i risultati forse ti riparano. O forse no, non lo so. Però, cioè, capito? Cioè, bisogna crederci e cambiare alcune cose. Io davvero non voglio essere saccente a darti delle risposte perché non ha senso. La NAR però... ha toccato un problema vero e per quanto ci riguarda, ti dico, al di là del fatto che c'è stata una persona che ha dato una disponibilità, però una persona che lavora, abbiamo lavorato molto con le 7 cose, le ho dette insieme, per questo ne è 6, le abbiamo cercate di fondere in una intelligenza collettiva, dove le 10 persone, 12 che sono attivate, hanno dato un forte contributo. Noi ci trovavamo a sabato e la domenica a fare organizzazione e coordinamento nel tempo libero e quindi abbiamo, diciamo, evitato il fatto che fosse necessaria una persona o due full time, lavorando in molti, organizzandoci bene dal punto di vista. È stata un'operazione di puro volontariato, però ben strutturata. Volevo aggiungere una cosa a quel punto lì, perché la domanda è interessantissima indirettamente molto interessante. Perché l'esperienza che noi stiamo facendo dimostra che bastano pochissime persone per fare dei grandi progetti. Non abbiamo bisogno di centinaia di persone, per esempio, per pensare di, non so, di pulire una strada o di mettere del verde o di fare qualsiasi cosa per migliorare l'ambiente dove stiamo. Non abbiamo bisogno di avere le 2000 persone che abbiano in fondazione per fare questo progetto. Cioè, bastano 5 persone. Bastano pochissime persone che si danno la mano a fare delle cose. Quindi questo fatto di dove è il tempo, dove sono le cose, certo, c'è chi è, cioè, per esempio c'è tante persone che sono in pensione e sono ben contenti di fare tante attività, insomma, pensano a valutare i buchi, li vanno a fare, casomai, insomma, voglio dire, quella cosa qui. Però c'è tanta altra gente che anche nel proprio tempo libero è dispostissima a lavorare per il bene comune. Ma ripeto, non ne servono tante, ogni progetto bastano 4-5 persone e i progetti si portano avanti, anche gratis, tra l'altro, quindi... No, infatti mi ricollego a questo per dire che, cioè, ricollegato appunto alla questione di Ginger, sì, è vero, ma perché noi forniamo la piattaforma, forniamo anche gli strumenti che permettono a persone che ovviamente non può essere il loro lavoro fare il crowdfunding, di portarlo avanti con una regia organizzativa. E quindi scomponendo perfettamente in modo collaborativo i compiti. Cioè, una campagna di crowdfunding portata avanti da un singolo individuo è un'impresa titanica. Ma frammentata in individui che collaborano, non solo è la soluzione migliore che ottimizza il lavoro di tutti, ma soprattutto che crea nella stessa creazione del progetto di crowdfunding collaborazione immediata. Quindi sono diversi i piani in questo progetto, cioè, almeno per quanto mi riguarda. Sì, noi ci viviamo, ma gli altri non sono assolutamente scomponibile in tanti piccoli contributi. È umanamente possibile.
sassolini nelle scarpe? Dico solo una cosa rispetto a questo, secondo me il tema è quello di trasmettere valore, cioè se uno percepisce che quello che si andrà a fare è interessante, è coinvolgente e altro, la partecipazione viene fuori da sola. Il web è un amplificatore, ma non è l'unica cosa, scusate, io dico solo questo, quello che abbiamo detto qua, dalla raccolta fondi alla collaborazione rispetto alle strade, non mi sembra che sia niente di diverso da quello che magari negli anni 60 e 70 a Bologna si faceva. Non c'era il web, non c'era quello strumento lì che in questo caso abilita, e soprattutto c'era una cultura diversa che però da quegli anni a questi anni si è un po' andata a perdere, nel mentre sono cresciute delle generazioni che quella roba lì non hanno mai vista. Te lo dire, riprendiamo da dove abbiamo lasciato, funzionava, aggiungiamo gli elementi della tecnologia e riprendiamo da lì. Bene, io direi. Oh, ultima domanda velocissima, che sennò no, volevo aggiungere anche una curiosità, perché siccome, come diceva adesso Dimitri, è una sorta di risposta al fatto che comunque c'è una crisi di fiducia di base, volevo sapere se, soprattutto ad esempio nel caso delle social street, l'idea è nata da un gruppo di persone che si conoscevano già e come siete riusciti poi a coinvolgere gli altri? No, nessuno in via Fondazza si conosceva l'un l'altro. Io ho conosciuto Federico perché appena entrato nel gruppo, visto le locandine che Federico aveva appeso nella strada, entrato nel gruppo avevo una richiesta da fare perché stava nascendo una bimba piccola e avevo bisogno del mitico oramai ovetto per trasportare la bimba in auto. Ho fatto una richiesta, Federico abitava a 200 metri da me l'ha portato e ci siamo conosciuti. Quindi i meccanismi e la scommessa che pago, cioè bisogna fare questa roba qui, bisogna lanciarsi. Io non sono del giovanissimo, l'esortazione che voi facciate delle belle scommesse perché vi pagano. Bene, vi ringrazio. Sì, esatto.